Quello fra Pretty Solero, Vac e Jamil è forse uno dei dissing più pericolosi che è successo nella storia. Infatti, comunque, gente street che tendenzialmente non scherza su queste cose. E dopo che Pretty Solero è andato a insultare e a toccare la figlia di Vacca, lui si è parecchio imbestialito. Nelle storie che vedrete adesso capirete che lui comunque ha chiesto scusa per questa cosa, ma comunque ha rincarato la dose. È andato appunto a dire cose molto pesanti su Vac e su suo padre. Quindi, cioè, se si era mezzo salvato, ora proprio è ritornato peggio di prima. E non solo, c'è stato appunto un altro aggiornamento su questa cosa. Infatti, lui ha annunciato che sarà la settimana prossima e ha fissato un appuntamento fisico per Vac e Jamil per vedersi di persona uno contro uno e risolvere la cosa da uomini. Vediamo appunto come reagiranno i due nelle prossime ore, visto che per adesso ancora non ho dato risposta. Vi lascio le stories di Pretty Solero dove appunto rincara la dose e dà questo appuntamento. Fatemi sapere con un commento qui sotto al video cosa ne pensate di quello che sta succedendo. Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio. Attenzione, ragazzi, non ho chiesto scusa a nessuno. Ho detto che io ti ammazzo di botte, Vacca, ti ammazzo di botte Jamil a Milano, uno contro uno. Ho chiesto scusa per la cosa della bambina. Punto. Per il resto, ragazzi, se vedete questa persona in giro, questa faccia, state attenti. Questa è la faccia di un pericolosissimo pedofilo. Quindi state attenti, eh. Ciao, Baida. Ciao, come cazzo ti chiami? Prima storia riguardo a sta minchiata perché mi sto veramente ammazzando dalle risate. Voi due, manco ve nomino, rompete il cazzo d'anni a tutta Italia, dite le peggio cose, minacciate, insultate padri, madri, dite cose assurde senza un cazzo di motivo e poi fate i buonisti. Ma veramente, ma che cazzo c'avete in testa, ragazzi? Fate i buoni, siete veramente degli acchialappianani. Alaccarappianano. Un deficiente dalla storia, quella della notifica dei carabinieri, si vedeva il mio numero di telefono. Mi sono arrivato un paio di messaggi, ora ho cancellato la storia. Non mi scrivete mai più, che tanto se no cambio numero. Ottima forma per una nuova giornata di lavoro. Veramente continuo a fare i moralisti quando Vacca ha scritto che io guarderò morire mia madre e mia sorella. E Jamil invece qualche tempo fa picchiò un ragazzino di 14 anni perché aveva una felpa di Nez Narcos. E voi fate moralisti. Ah, boh. Io comunque vi troverete sempre solo, o a Milano o a Roma. Tipo adesso sto andando in piazza San Callisto. Soprattutto con questi messaggi di minacce e cose, lasciate perdere tutti i miei cazzo di amici. L'unico che c'entra dentro questa storia sono io, capito? Non scrivete agli altri amici miei, componenti del mio gruppo cose, ok? L'unico che c'entra in questa storia sono io. Io e basta. Non vi permettete di mettere in mezzo altre persone. Comunque, amori miei, fate una cosa, andate tutti sotto gli ultimi post di Vacca Jamil e scrivete semplicemente amore. Amore, lo sapete perché? Perché questa storia sui social deve finire, continuerà in strada, ma adesso finisce. Finisce oggi sui social in questo momento, quindi andate a scrivere amore sotto il post di Vacca e sotto il post di Jamil. E questa cosa se la risolviamo noi. Ok, basta. Questa storia i peggiori si dimostrano quelli che dovrebbero essere i tuoi amici, no? Che si cagano sotto e si tirano fuori. Questa è la cosa più triste. Comunque, o fa di rapper o fa di criminali, decidetevi. Visto che a rapper fate cagà, magari provateci. Ho detto bene un sacco di volte, avete visto un sacco di coglioni, ma avete rotto il cazzo a quello sbagliato, secondo me lo sapete. Lo sapete? Domani, ragazzi, a Rock in Roma, sono in super forma, voglio migliaia di cuori in aria quando entro io. Sono verso le 8 e mezza, 8 e 45, mi raccomando, avete capito? Mezz'ora di lockdown. Vacca, stupido rapperino di merda, che fai? Prima minacci e poi fai dissing. Manco me l'ascolto, ma che me ne fotte? Lo sapete che sei?
Sei te un pedofilo. Che c'è qualche complesso, ti si scopavano quando eri piccolo, non lo so. Magari tuo padre te lo metteva al culo quando eri piccolo, quindi dice che gli altri sono pedofili. Fammi capire, coglioncello. Dove vuoi che ci meniamo? Fammelo capire, dove cazzo vuoi che ci meniamo, tassa di culo? Io veramente ti scopo il culo, io per tisolato ti scopo il culo, vacca. Jamil non vale un cazzo. Ho capito tutto, ragazzi. Vacca è stato violentato da piccolo, poverino. Mi dispiace, però non è che vuol dire che allora tutti hanno le tue stesse perversioni. Non vuol dire che tutti quanti sono malati come te, povero. E comunque è bello Vacca, bello Jamil, siete fortunati perché io sono un uomo d'onore e di rispetto. Perché tutti gli avvocati con cui lavoro mi hanno detto denunciali. Denunciali per diffamazione e gli togli tutto. Non lo faccio veramente, ti pare? Su quale? Perché? Ma come vi permettete? Vi levavo tutto, non lo faccio. Spero un giorno di levarvi la vita. Love gang forever. Ragazzi, il povero Vacca, poverino, è stato violentato da piccolo, non gli date fastidio.